Assessore Rudy Stefano, buongiorno, sono Elisa, la chiamo dalla redazione di TV Teramo. Buongiorno, oggi su Teramo una nevicata che era già prevista, diciamo, da una settimana. Al centralino sappiamo la Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, ci sono state diverse chiamate per chiedere informazioni e la nevicata pare che abbia messo, appena iniziato a nevicare, abbia messo in difficoltà i cittadini delle frazioni di Teramo più che in centro, con strade impraticabili. Qual è stata la situazione? Purtroppo, come si verifica ogni anno, ai primi fiocchi di neve si crea il panico da parte dei cittadini e si rimettono in movimento tutti in quel momento. Quindi l'unico disagio che possiamo vedere in questo momento è un po' il traffico che si è creato nelle vie principali di Teramo, perché comunque sia come ghiaccio sia come neve è ancora presto per poter uscire con i mezzi. Nonostante tutto, comunque abbiamo allertato già tutti i cantonieri. Un mezzo spaccitare già in giro per vedere le situazioni al limite, quelle più critiche. Però grosse criticità, ripeto, per il momento non ci sono. Sono in giro anche 5 pattuglie di vigili, stanno facendo un giro un po' per le frazioni. Per il momento, ripeto, tranne un po' di traffico e dell'allarmismo da parte della gente, situazioni di pericolo non ci sono. Ecco, ci arriva una segnalazione, ci è arrivata questa mattina che l'ANAS ha sparso il sale sulle autostrade, già ieri vista la situazione, insomma, che si prevedeva per oggi. Il comune invece non era al corrente della nevicata, perché non ha fatto questo? Comune della corrente, come sono a corrente tutti quelli, ormai vedono tutti quanti le previsioni meteo. Mi Sì. pare del tutto evidente che la situazione dell'ANAS è un po' diversa, appunto dovendo gestire le autostrade, quindi attraversare più comuni, più province, più parti che si trovi in zone con una temperatura diversa da quella del comune di Teramo, quindi con una condizione del bando stradale sicuramente diversa. A Teramo, infatti, come era previsto, non si sono creati disagi nella notte scorsa. Invece è probabile che si possano creare questa sera e questa sera noi saremo Ecco, nelle prime ore della serata. domani si prevedono ghiacciate sul Teramano. Qual è il piano operativo? Ci sarà uno spargimento di sale preventivo questa sera? Questa sera assolutamente sì, anche perché comunque era già previsto indipendentemente dalla nevicata, perché eravamo stati informati che stasera comunque le temperature erano ancora più basse, quindi stasera effettivamente c'è un rischio concreto di ghiaccio. Nella mattinata invece ci stiamo muovendo con gli operatori della Team su, non so, le vie del corso, i marciapiedi, perché forse l'unico problema all'inizio della nevicata che si può creare è più per chi va a piedi che con la macchina. Ecco, anche nelle frazioni, purtroppo nelle frazioni si registrano più disagi per le autovetture, visto le discese un po' che mettono in difficoltà gli automobilisti. Comunque, l'ultima cosa, assessore, in via precauzionale ho sentito che il sindaco di Teramo ordinerà la chiusura delle scuole per domani, sa qualcosa? Guarda, la situazione attuale non mi sembra proprio il caso, perché al limite se si può creare qualche inconveniente, si può creare forse in qualche singola frazione che ha una quota un po' più alta, però mi sembra esagerato dover chiudere le scuole. È chiaro che rimaniamo tutti quanti in allerta, vediamo quali sono le condizioni, vediamo qual è la situazione, però a volte chiudere le scuole così affrettatamente si va a fare più un male che un bene, quindi bisogna ragionarla bene questa cosa. Va bene, lei io la ringrazio e le auguro buona giornata, assessore. Grazie, salve.